Electric Apoo! Ciao bambini, questo è quello che io chiamo un pacotto col botto. Ma secondo voi un pacotto col botto tipo così? O tipo così? O tipo, secondo me è molto più tipo così. Cosa si fa quando si ha un pacotto col botto? Si spaccotta il pacotto. In questo pacotto col botto c'è un altro pacotto incredibile. E quindi tiriamo fuori il pacotto col botto numero 2 dal pacotto col botto numero 1. Dentro il pacotto col botto c'è un altro maledetto pacotto col botto, perché a chi spedisce i pacotti piace fare le matrioske. Cosa abbiamo qua? Wow, è una tavoletta grafica. Chi lo avrebbe mai detto? Gaumon PD 156 Pro, cioè per veri pro come me, o almeno questo è quello che mi convinco di essere. Oggi quindi testeremo questa bellissima nuova tavoletta e faremo un mitico tre parole, un disegno. Tre parole, un disegno per te, per me, per tutti quanti. Pa 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 pa, I'm not a princess, basta. C'è un astuccio per portarla in giro, però è detto tra noi. Ogni volta che ho ricevuto un astuccio l'ho trovato ampiamente inutilizzabile, dato che se tu colleghi una tavoletta con 1000 cavi, dopo non la stacchi più. Quindi finché non farà una tavoletta con tipo un solo cavo, la trovo molto difficile come cosa. Detto questo, non sappiamo ancora se è questo il caso. Innanzitutto prendo la tavoletta. Wow, che tastino! C'è una rotella qui con un tasto molto cliccoso, molto satisfying. Rimuoviamo la pellicola. Yes boy, un mitico poggiapenna, un mini box contenente cosa? Attenzione, la presa elettrica. Cosa abbiamo qui? È forse questo un appoggio inclinabile? Sento forse odore di appoggio inclinabile? Sì, lo riconosco dall'odore. Sono come gli orsi. Sento gli appoggi inclinabili a distanza, almeno 2 chilometri. Quindi se vivete nei pressi di Fabriano e inclinate qualcosa, io lo so. Ok, ha dei ganci dietro per decidere l'inclination. Niente di troppo complicato. E una base qui che si apre per l'appoggio della tavola. La tavola. Attenzione, attenzione. Cosa abbiamo qui? Stavo giusto sentendo l'odore da prima di aprire il pacotto. Sapevo già che qui dentro c'era il guanto del potere. C'è una penna e qui vedo cavi, quello di cui parlavo prima, e non è uno. Ecco che appoggio la tavola nella sua relativa base e voilà, grandicella, non enorme come altri che abbiamo recensito su questo canale, ma adesso la setto e ci vediamo tra poco. A few minutes later. Bene signori, la tavoletta è installata, è funzionante, sembra che vada tutto bene, quindi io inizierei subito a disegnare. Allora, per questo tre parole un disegno, per chi non lo sapesse, semplicemente prendo tre parole che mi avete suggerito voi su Instagram e poi ci tiro fuori un disegno. Questa volta mi voglio impegnare un po' di più da un punto di vista di creatività, cose meno banali. Tutto qua, quindi iniziamo dalla prima. Il primo è Alex Mid Tattoo, che tra l'altro è anche un amico, saluto, che ci suggerisce Entei, Joker e pianta. E so già in realtà cosa fare. Iniziamo. Allora signori, ho detto che mi sarei impegnato un po' più dal punto di vista della creatività e forse questo non è il migliore esempio, però dovevo farlo. Ce l'avevo dentro, ok? Ho letto Entei, Joker e pianta. Possiamo far valere l'insalata come una pianta? Dopotutto è una pianta, no? È un vegetale. Quindi io direi che va più che bene. Quindi zitto e mangia l'insalata, dice Joker di Persona 5, perché sì, è praticamente il mio gioco preferito. Punto di domanda, ma vediamo il prossimo, non perdiamo altro tempo. Per il prossimo vi prometto che mi impegno un po' di più. E Giulia suggerisce ciambella, specchio e matita. Bene, bambini, iniziamo. Che Jesus sia con noi.
abbiamo finito. Allora, non so se si nota, ma penso che qualcuno di voi capirà che sto giocando a Dark Souls 3 ultimamente. Quest'ultimo disegno ne è la prova, perché quello che poteva essere un disegno caruccio con ciambelle, matite, specchi, è diventato quasi una creatura uscita da un videogioco di quel genere, che in realtà non mi dispiace, proprio perché ho detto non voglio fare qualcosa di banale, ok? Non voglio semplicemente mettere una ciambella che disegna guardandosi allo specchio. Sarebbe la scelta più banale. In quel senso ho detto cercherò di essere più creativo, cercherò di non fare la scelta banale, e secondo me questa è vagamente interessante. Kichunko, l'editor di questo canale, vi potrà confermare. Le mani che escono da dentro la ciambella assomigliano molto alle mani che trovi uscire dai libri nei grandi archivi di Dark Souls 3. Non so perché ce l'avevo in mente, forse perché mi hanno torturato l'anima ogni volta che camminavo. Ho iniziato a disegnare una ciambella, poi ho pensato, ma se dentro la ciambella ci vivessero molteplici spiriti? In realtà stavo per dire uno spirito, ma con tutte quelle braccia sono molteplici. Puoi vedere gli spiriti attraverso gli specchi, attraverso i quali attaccano e fanno magie oscure. Fico, no? Secondo me è fico, ma comunque alla fine potete tranquillamente dirmi qual è il vostro preferito e perché, e io potrò decidere se cagarmi il vostro commento oppure no. Commercial break. Allora signori, considerazioni al volo su questa tavoletta. Innanzitutto è estremamente leggera, cioè proprio riesco a farla vedere che la tengo letteralmente con due dita. No, non si vede, però fidatevi di me, lo sto tenendo con due dita. Estremamente leggera, e i cavi ancora non sono super funzionali e per la sua portabilità, ma sicuramente già la leggerezza è un passetto avanti. E la cosa fantastica di questa tavoletta, soprattutto per chi vuole iniziare, quindi questa magari non la suggerisco a uno che già ha iniziato, che è un pro e vuole fare un upgrade, questo secondo me è il prodotto migliore per iniziare se ti vuoi permettere il lusso dello schermo, anche perché ai miei tempi, senti che boomer, io potevo iniziare e permettermi di iniziare soltanto con una tavoletta classica, quindi non quelle con lo schermo, quelle che l'appoggi qui, guardi lo schermo e dici che minchia sto a fa, quello era il succo. Invece adesso, perché suggerisco la possibilità di iniziare già con queste? Beh, per il prezzo, perché adesso Kichunko Chuf Chuf vi farà vedere la pagina di Amazon di questa Gaomon, che è la Gaomon PD 156, e come potete vedere il prezzo più basso di così per una tavoletta schermo finora non so se l'ho mai visto, non so se ci sono altre case che concorrono in questo prezzo, ma almeno quello che posso dire di molto positivo della Gaomon, che ho sempre detto, è questo: la superficie. È quella superficie leggermente, proprio appena appena, un po' ruvida, opaca, che uno non riflette molto, quindi molto bene per i tuoi occhietti, e due, la sensazione, che è molto importante, piacevole ed appagante, ecco. Ho provato altre tavolette che sembravano un po' vetrose e quasi che mi dava fastidio. Lascio ovviamente il link in descrizione se siete interessati a questa tavoletta. Il prossimo, questo mi piace, lo suggerisci? Il prossimo, questo mi piace, lo suggerisce Aquila... Kichunko, c'ho dei problemi. Il prossimo lo suggerisce Gabri La Porta. Questo non mi dispiace. Aquila Armadio Vacanza. Quale sarebbe secondo voi, bambini, la scelta banale? Un'aquila che prende con le zampe un armadio e porta la gente in vacanza? Non lo so, o magari un'aquila che sta facendo le valigie, quindi apre l'armadio perché se ne sta per andare in vacanza, quindi non è che disegni la vacanza ma fai intuire che... Le soluzioni sono molteplici, ma adesso vediamo quale sarà la mia. Abbiamo finito, signori. Qui devo dare forse un po' di spiegazioni. Non so perché stavo pensando alle Cronache di Narnia, libro barra film che non ho mai letto o visto. So soltanto che si va in un altro mondo attraverso un armadio. E ho pensato, quale modo migliore per andare instant in vacanza se non attraverso appunto un armadio? E l'aquila è, come dire, il guardiano di questo portone, di questo armadio magico. Lei, l'aquila, che ti permette di andare in vacanza, o che ti invita ad andare in vacanza, o forse te la spaccia per una vacanza, magari un'avventura epica di quelle appunto alla Cronache di Narnia, Dark Souls, in cui morirai e non si sa. Siamo arrivati a 3 disegni. Intanto ho già notato delle cose di questa tavoletta. In generale con la Gaomon faccio un po' fatica a fare le linee verticali che partono dal basso verso l'alto, per qualche strano motivo, non so perché, è come se mi tremolassero, anche se mi impegno tanto a fare più preciso possibile mi fa comunque un tratto tremolante. Inizio a pensare che non sia io il problema, per quanto io sia una persona tremolante. Poi ho notato che è più facile fare le punte
dell'inchiostro nel lasciare piuttosto che nell'iniziare. A volte un bene, a volte un male. Però questo poi è una questione di abitudine. Io pensavo che 3 disegni fossero sufficienti, ma aspettate! The prophecy is true. Cosa? Mi dicono dalla regia che c'è il tempo per un disegno bonus? Disegno bonus, posso chiedere conferma? Kiciunco? Pronto? Ciao Kiciunco, mi dai conferma che abbiamo spazio per il disegno bonus? Di cosa? No, di che stiamo parlando? Ok. No, aspetta, ok cosa? Come stai? Io sto bene, ok. Tutto bene? Sì, però... Stai studiando il cinese, bravo bambino, ciao. Signori, c'è tempo per un disegno bonus. Il prossimo lo suggerisce The Wolf 114, cane, mare e triangolo. E per il disegno bonus, essendo così speciale, faremo qualcosa di davvero epico. Iniziamo. Buon inizio. Che dire, bambini, che dire? Guardiamo bene. A parte che quando già ho letto cane, non so perché, me lo sono immaginato in piedi e possente. Forse proprio perché, siccome sto giocando a Dark Souls 3, ho molto in mente questi boss potenti e imponenti che ti mettono paura. Anche se soltanto, se sono soltanto delle dimensioni più o meno umane, forse un po' più alte. Cioè, un buon design non vuol dire che lo devi fare gigante per incutere timore. Può essere anche altezza uomo, ti incute comunque potenza, no? Quindi stavo pensando a quello. Ho utilizzato i triangoli per elementi del design in generale, quindi lo scudo, anche la stessa lancia parte da un triangolo, poi vabbè l'ho spaccato a metà così che fosse meno un triangolo a più due spunzoni, e questo qua è un nuovo dio o non so cosa, canide del mare, che nella mia testa mi immagino di affrontare in qualche gioco epico molto in stile Dark Souls. Sarebbe una gran figata come boss, ammettiamo. Poi tu arrivi lì e questo vedi tutte le onde epico. E con questo disegno bonus la chiudiamo. Chiudiamo qui questo videolo. Innanzitutto ricordo a tutti di lasciare un commento su qual è il vostro preferito. Adesso alla mia destra appariranno dei video cliccabili, molto molto belli, ve lo assicuro, molto belli. Poi alla mia sinistra sopra iscriviti, ma la cosa più importante, bambini, che cos'è? La campanella, bravi. Se vi chiedete perché non c'è più colorista, è perché è in vacanza, è andato dentro l'aquila. Ok, ciao.